preso decisamente in un momento che sembrava di ecco, studio, invece va bene, seguiamo questa. Altro punto bellissimo. 2-0 per il 2-0. Non si può nemmeno commentare questo, veramente. Ora dovrà cercare uno stacco perché non potrà più provare dato la mente. Slab ha dimostrato, è un ragazzo molto giovane, ha dimostrato una grande vitalità, ma in questo momento, per il momento, sembra essere messo in difficoltà. Lo vediamo Maenza molto concentrato, molto determinato. Molto determinato, ripeto, ha già incontrato il polacco e ha vinto. Certo, le finali hanno una certa storia a sé, anche perché esaltano i finalisti, quindi certi pronostici possono essere diciamo completamente ribaltati. Ma speriamo che non sia questo caso. È trascorso 1 minuto e 46 secondi dall'inizio del primo tempo, ricordiamo che sono due tempi di 3 minuti ciascuno con un minuto di intervallo, adesso manca 1 minuto e 38, i due lottatori al centro lottano in piedi e Maenza in vantaggio 2-0. Non è riuscito alla presa. Sì, è uno sbilanciamento che fa sempre, ma di solito non lo accompagna mai da... Ecco, Vincenzo viene richiamato in passività, un momento molto importante. Sicuramente se il polacco riuscirà a prendere punti, l'incontro potrà dirsi terminato. Dunque Maenza è riuscito a arrivare, è veramente incredibile. È stato abilissimo, avete visto, al rischio dell'arbitro è riuscito a schizzare in piedi e quindi Glabba non è riuscito a prenderlo. Comunque Maenza ha una passività e ricordiamo che a tre passività si perde l'incontro. Sì, ma non è stato richiamato tanto per passività quanto perché è un po' diciamo la routine normale, quando in piedi non vengano tirati dei colpi, alternativamente l'arbitro chiama ciascuno dei due lottatori. Penso che adesso chiamerà senz'altro il polacco perché è uno diciamo una consuetudine nella lotta. Dunque seguiamo ancora, 26 secondi al termine del primo tempo. È molto bene che lo chiami adesso, benissimo, sta richiamando. Era molto meglio ancora 3 secondi e l'avrebbe messo a terra all'inizio della prossima ripresa. Invece lo mette a terra adesso e ha solo 19 secondi per portare a termine solo 19 secondi, Maenza ha questo vantaggio, il polacco è a terra. Scorrono i secondi, 15 secondi, deve accelerare. Deve anche soltanto staccarlo perché ha già fatto un rotolamento e quindi non può fare un altro rotolamento senza che ci siano due punti fra i due tipi di rotolamento. Quindi primo tempo in vantaggio Maenza per 2-0, c'è un minuto di intervallo, sono già trascorsi 10 secondi. Un minuto di intervallo e poi si riprende per altri 3 minuti di grande sofferenza, grande emozione. Vincenzo Maenza però mi sembra fino a questo momento molto concentrato. Sì, decisamente molto concentrato, però due punti non ci danno la tranquillità, perché due punti possono sempre essere presi in ogni istante. Abbiamo appena rivisto quella azione precedente che gli ha dato, gli aveva dato il primo punto. Ecco, ancora la ripetizione della stessa azione. È veramente un punto, quindi niente da dire per l'arbitraggio è assolutamente corretto. Ripeto, per Vincenzo è molto importante portarsi solo 3-0, perché 3-0 lo mettono a riparo da ogni sorpresa. 2-0 invece un eventuale colpo porterebbe sul pareggio e quindi continuare l'incontro. Ha una grandissima vitalità questo polacco e bisogna dire che anche appunto nell'incontro con Alec Verdi aveva dimostrato una grande capacità, molta determinazione, molta classe. Ha vinto nettamente, questo palazzo ha dimostrato che di non avere nessun timore reverenziale per un plurititolato, quindi con un carattere particolare, perché questo polacco è abbastanza giovane, ha vinto campionati mondiali juniorici 2 anni fa, quindi penso che abbia l'incinta sui 22 anni.
molto importante che dia la possibilità ora al polacco, ecco, è arrivata ora. Ecco la passività al polacco che viene messo a terra, deve cercare di staccarla assolutamente Vincenzo, perché così si porta al di fuori di ogni possibile reazione del polacco. Ecco, Romanacci, se tu fossi, potessi in qualche modo suggerire adesso qualcosa a Vincenzo, che cosa gli diresti? Direi assolutamente di dare tutto per tutto per fare uno stacco, non proverei nessun altro tipo di colpo. Perché uno stacco lo mette assolutamente a riparo, uno stacco naturalmente con colpo concluso, lo mette a riparo di ogni possibile controcolpo da parte del polacco. Lo stacco lo stacco con, che è proprio un colpo, però il polacco si sta difendendo molto bene. Molto valido, infatti sta cercando proprio appunto di staccarlo. Soffriremo ancora per un po', perché sicuramente daranno la passività a Maestà e il polacco avrà la possibilità di fare un rotolamento anche lui. E che lo porterebbe a un pareggio. Un minuto e mezzo alla fine di questo combattimento, di questo incontro, 2-0 sempre in vantaggio Vincenzo Maenza. Stiamo soffrendo veramente, non c'è commento veramente tecnico da fare, perché è tutto basato su un agonismo, non su una cosa tecnica. La finale olimpica ha una storia veramente. C'era stato un inizio di una bella presa, poi purtroppo si sta difendendo bene questo. Sì, sono tutte incertezze, perché non vuol tirare, perché due punti, un eventuale, ripeto, un eventuale colpo sbagliato, si voglia dire il titolo olimpico. Ora sarà chiamato sicuramente, perché questa, ripeto, la costituzione. Uno ha avuto due punti di cose, un altro no. 50-48 secondi adesso. E dai, vinto! Questa è la vittoria, Non c'è più possibilità, polacco, è finito l'incontro. È questo ha che aspettavamo, il 3-0. Ha fatto il punto Maenza, 3-0. Ha fatto un punto. Deve staccare bellissimo. Ancora, perché perde tempo. Deve staccare. 29 bene, secondi, bravo. 28, bravo. Bravo Maenza. Vorremmo essere anche noi lì sotto. Siamo molto distanti in postazione. Nessuna possibilità per Polacco. Possiamo dire assolutamente che l'incontro è finito. Perché va bene, mancano ancora 20 secondi. 18 secondi. 3-0 in vantaggio Maenza. 20 secondi alla medaglia olimpica, ma quello sta provando la parola, ecco, uso la parola scazzata, ma sta provando proprio questo. 3 secondi, ha vinto ormai Maenza, ha vinto, lo vedete, Vincenzo, bravissimo Vincenzo. Vincenzo conquista la seconda medaglia d'oro olimpica dopo quella conquistata a Los Angeles. Allora era una gara dimezzata perché mancavano i paesi dell'est, e adesso invece è addirittura una vittoria sportivamente completa, ci sono tutti i paesi, tutti i migliori lottatori. Vincenzo Maenza a 26 anni conquista la sua seconda medaglia d'oro. Vedo qui Romanacci, anche lui emozionato, avete visto Maenza è andato a stringere la mano al commissario tecnico, al secondo del polacco. Vedo qui anche Romanacci molto emozionato, anche se così alla stoppa del turno, però ne ha vinte due, è un risultato assolutamente incredibile. Pochi lottatori al mondo hanno vinto per due volte la medaglia d'oro. Guardate che abbraccio, Carlo Marini, il professor Dalmonte, medico degli azzurri. Carlo Marini, uno degli allenatori che seguivano da sotto il nostro lottatore. E rivediamo adesso. È il punto che ci ha messo al sicuro da tutto. Ha vinto 3-0, ma è stata una vittoria netta. Il polacco non ha fatto assolutamente niente. Lo rivediamo, ecco il momento in cui Vincenzo Maenza, sì, questo rallenti è molto bello, forse lo rivedremo tante volte, anche lo riprenderemo spesso nei nostri archivi, questo rallenti, questo gesto così di vittoria, di gioia. Seconda medaglia d'oro olimpica per Vincenzo Maenza dopo quella conquistata a Los Angeles, ed è, bisogna dire, la prima medaglia d'oro. Ed ecco, vedete alle mie spalle sono le immagini conclusive della gara con la classifica finale, con la vittoria. Maenza ha 26 anni, è nato il 2 maggio del 62 a Imola, è alto 1,60, pesa 48 kg, lo sappiamo tutti. Anche un po' di più probabilmente, costretto alla sauna. Si è avuto qualche difficoltà per rientrare, come tu dicevi, nei limiti di peso. La società per la quale gareggia è la Cisa Audax di Faenza, dove risiede, lui ho detto è nato a Imola,
Pollicino, il piccolo grande uomo, come è stato soprannominato, ormai i soprannomi si sprecano per lui, ha nel suo palmarès, oltre la medaglia dei giochi olimpici dell'84, il terzo posto ai campionati europei dell'86, primo posto l'anno seguente sempre ai campionati europei e nell'87 secondo posto ai campionati mondiali. Penso che a questo punto potremmo vedere le immagini Senz'altro. Della premiazione di Maestro. Proviamo a sentire nazionale italiano, perché non so quante volte succederà di poterlo sentire ancora in questa Olimpiade. Speriamo parecchio. Speriamo parecchio, ma approfittiamo. Prego. Con Vincenzo Maenza che salirà sul podio più alto, prima medaglia d'oro per lo sport azzurro qui a Seul, medaglia d'oro nella categoria 48 kg dopo aver battuto della lotta greco-romana, dopo aver battuto come abbiamo tenuto in diretta, eccolo sul podio più alto Vincenzo Maenza, ha battuto il polacco Andrzej Grab, medaglia d'oro Vincenzo Maenza, seconda medaglia d'oro per il faentino dopo quella di Los Angeles. E dicevamo, Romanacci, una medaglia d'oro ancora più bella, decisamente più bella, perché adesso tutti i paesi del mondo sono venuti fortunatamente a queste Olimpiadi, quindi ha fatto il massimo che si poteva fare. Secondo molto bravo, una vera rivelazione di questo torneo, il polacco Glab, e terzo il bulgaro Senov, che ieri Vincenzo Maenza aveva battuto al termine di un incontro molto molto combattuto, addirittura finito nei tempi supplementari, l'ha vinto Maenza per 4-3, ecco il bulgaro Senov. Vincenzo Maenza, con noi è arrivato qui anche il presidente Pellicone, il presidente della Federazione Lotta, veramente emozionato. Vuole il mio commento, è stata una vittoria splendida, Maenza. Sì, un attimo per stanno seguendo le ultime battute della prova vittoriosa contro il polacco Glab. E queste sono immagini che abbiamo già viste, si sentono i rumori di fondo dell'incitamento e ovviamente gli applausi che accompagnano i gesti di esultanza. Ed ecco la famiglia Maenza riunita con gli amici, naturalmente i parenti, gli amici più cari. Commozione, entusiasmo, esultanza, non è una scena nuova, perché ovviamente 4 anni fa le cose praticamente sono andate nello stesso modo.